La piazza principale della cittadella regionale di Catanzaro è stata ufficialmente intitolata a San Francesco di Paola, patrono della Calabria. La cerimonia di dedicazione con la scopertura di una targa si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del presidente della regione Mario Oliverio, del generale dell'Ordine dei Minimi, fondato da San Francesco di Paola, padre Gregorio, e dell'arcivescovo di Reggio Calabria, Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, proveniente anch'egli dall'Ordine dei Minimi, che ha impartito la benedizione ai tanti presenti nella piazza principale della sede della regione. Il governatore Mario Oliverio ha commentato: con questo omaggio a un grande calabrese vogliamo dare il messaggio di una Calabria che esprime moltissimi valori positivi che non possono essere offuscati dalle negatività che pure ci sono. Che non significa mettere da parte i valori negativi, anzi significa meglio combattere quelle che sono le negatività, perché appunto la consapevolezza dei valori positivi di questa terra, che sono i valori dell'accoglienza, del rispetto degli altri, del rispetto della dignità delle persone, significa poter con maggiore efficacia combattere i valori negativi. E in questo senso, San Francesco di Paola è un grande insegnamento. L'identità cristiana si costruisce nel seguire Cristo che ha posto al centro della sua predicazione l'uomo, la persona umana, è quello che ha fatto San Francesco. Mi auguro che questa piazza possa ricordare a tutti i calabresi e a quei calabresi che ci governano che non possono allontanarsi mai da questo rispetto dell'uomo se vogliamo veramente costruire il progresso della nostra regione. Attenderemo questo miracolo da San Francesco da Paola, Eccellenza. Convinto che ci sia bisogno di un miracolo, basta un po' di buona volontà. Padre Gregorio ha rilevato come con questa dedicazione a San Francesco di Paola si dà un'anima a questo palazzo che rappresenta la casa dei calabresi. L'intitolazione della piazza della Regione a San Francesco di Paola, che rientra tra le iniziative organizzate per celebrare il quinto centenario della canonizzazione del patrono calabrese, era stata deliberata dalla Giunta regionale su indicazione del presidente Oliverio lo scorso 2 aprile, nel giorno della ricorrenza della morte del santo, avvenuta il 2 aprile 1507.